Buongiorno a tutti i telespettatori di TV12. È iniziata oggi a Trieste la prima edizione del forum Risorsa Mare, alla presenza di diversi ministri, da quello della Protezione Civile Musumeci a quello dell'Agricoltura Lollobrigida. La Premier Giorgia Meloni ha inviato un videomessaggio in cui ha ricordato il cambio di prospettiva che questo governo ha adottato per la valorizzazione della risorsa mare. Allora andiamo a sentire un breve estratto del messaggio della Premier. Siamo una piattaforma immersa in un mare di mezzo, tra Gibilterra e Suez, eppure abbiamo agito come se non fossimo eredi della Repubblica Marinare, come se non fossimo incorniciate da oltre 8.000 chilometri di coste. Ecco, noi abbiamo scelto di invertire la rotta, di guardare finalmente al mare come una risorsa che va valorizzata con una visione d'insieme. Per questo abbiamo istituito un ministero che si occupasse specificatamente di questo tema, creato una struttura di missione ad hoc, affidato al Comitato Interministeriale per le Politiche del Mare il compito di tradurre quella visione in una strategia concreta. Il primo mattone di questa strategia è il Piano del Mare, approvato dal Comitato, che verrà presentato in questi 2 giorni a Trieste. Non spetta a me illustrarne i dettagli, sarà compito del ministro Musumeci, ma ci tengo a sottolineare il cambio di prospettiva. Per la prima volta il governo italiano ha messo intorno a un tavolo tutti gli attori pubblici che hanno competenza sul mare, ha fatto dialogare le filiere, ha raccolto le proposte delle imprese e ha varato un documento che si occupa di tutti gli aspetti che ruotano attorno alla risorsa mare, con obiettivi che sono ambiziosi. Penso all'obiettivo strategico di fare dell'Italia l'hub energetico d'Europa, penso al contributo decisivo che il mare può dare sul fronte della produzione di energia rinnovabile. Penso alla maggiore centralità che il nostro sistema portuale e logistico può e deve assumere nei traffici marittimi europei e internazionali e alla necessità di sostenere la transizione energetica del trasporto marittimo. E a illustrare il piano, come detto anche dalla Premier, il ministro Musumeci, che oggi si è soffermato anche su quanto sta accadendo a Lampedusa, con migliaia di migranti, più di 7.000 presenti all'interno dell'hotspot. A Lampedusa abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare, ha detto Musumeci. Si ripropone quello che abbiamo sempre sostenuto. Il tema non è di dover soccorrere un uomo in mare, che va fatto sempre e comunque e ovunque, ma il tema è che non bisogna far partire barchini e barche sottraendoli alla mafia degli scafisti. Noi abbiamo bisogno di centinaia di migliaia di forze lavoro in Italia, ha aggiunto il ministro, ma devono arrivare legalmente attraverso flussi predeterminati dagli stati membri. La Sicilia, essendo il primo lembo di terra dell'Europa nel Mediterraneo, è quella che maggiormente subisce questo dramma, ha detto Musumeci, che non mette in difficoltà soltanto le strutture dello Stato, ma anche le comunità locali. E poi ancora, l'Italia è rimasta in una solitudine affollata di ipocriti, ha detto ancora Musumeci. Mi riferisco a un contesto europeo, perché tutti si girano dall'altra parte nel momento delle difficoltà. Mi auguro che l'Europa finalmente si renda conto che il fenomeno migratorio non può essere contenuto nell'indifferenza di molti, ma va affrontato e non soltanto dall'Unione Europea, ha aggiunto Musumeci. E questa mattina a Trieste anche la conferenza stampa di presentazione della Barcolana e del sistema vela dell'Alto Adriatico, un evento seguito per noi da Davide Zanirato, che vedo pronto nel nostro monitor. Allora Davide, buongiorno, veniamo subito da te per tutti i particolari. Buona giornata Angela, a te e ai nostri telespettatori. Ci troviamo al circolo velico di Barcola e Grignano in una giornata piovosa, ma che ha tutti i crismi del grande evento. Perché? Perché si presenta quest'oggi l'edizione numero 55 della Barcolana, l'evento sportivo che nella prima settimana di ottobre porterà da tutto il mondo i velisti, i migliori velisti in sfida sulle acque dell'Alto Adriatico per questa competizione che da sempre regala emozioni e suggestione. Ne abbiamo parlato con il presidente della società Mitia Jaluz, che ci ha aggiornato sul numero degli iscritti, sugli scafi partecipanti, su un valore sociale ed economico di questo evento, non solo importante per il Friuli Venezia Giulia, ma per tutta Italia. Abbiamo già quasi 800 iscritti, cosa che non succedeva da anni, un grande entusiasmo, una grande voglia di esserci. Oggi ci riuniamo con tutti i circoli velici del Friuli Venezia Giulia che rendono possibile
questo evento, che non è più un evento triestino, non è un evento regionale, ma un evento di rilevanza europea e mondiale. Tutto questo davvero grazie a tanti volontari, tanti appassionati e velisti che giorno dopo giorno costruiscono un avvicinamento alla Barcolana. Davvero quest'anno puntiamo ad avere tanti friulani, tanti corregionali per fare una Barcolana straordinaria tutti assieme. Il motto è tutti assieme sulla stessa barca, Barcolana è un unico grande equipaggio. Al momento diciamo ci sono tante barche, adesso ero in segreteria, mi ha mostrato, ma guarda che bella questa barca che per la prima volta si iscrive alla Barcolana, ci sono in corso tante attività di preparazione per la regata, perché Barcolana bisogna esserci per battere il vicino di barca, bisogna esserci per vincerla e quindi ci sono dei team davvero di rilievo internazionale. Era attesissimo il ministro dello sport a Bodi, purtroppo un problema di salute l'ha lasciato a Roma, ma naturalmente, come ci ha spiegato anche il vice governatore del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, il tavolo di trattativa su tanti temi in discussione col ministero continua ad essere aperto. In sua rappresentanza, tra l'altro, oggi c'era il capo di gabinetto Atelli. Su tutti c'è la questione dei grandi impianti, perché tra l'altro a Bodi era atteso poi nel pomeriggio anche a Udine per parlare del futuro del Palasport Carnera. Anzil dice che comunque si va avanti soprattutto con l'obiettivo di fare del Friuli Venezia Giulia una regione pilota per un piano quinquennale dedicato proprio all'impiantistica sportiva. La regione Friuli Venezia Giulia insieme al ministro dello sport sta ragionando per essere la regione pilota di un progetto di riqualificazione di tutti gli impianti sportivi, una sorta di piano quinquennale o decennale. Abbiamo già fotografato lo stato di salute di tutti gli impianti sportivi e di questo il ministro ne è molto contento e confidiamo ci scelga proprio come regione pilota per iniziare un progetto di riqualificazione di tutti gli impianti che ce n'è bisogno. Sul tavolo dicevamo tanti gli argomenti legati allo sport in Friuli Venezia Giulia, su tutti anche quello dedicato alla riforma dello sport, alla riforma legata soprattutto alle società sportive minori, e il presidente del CONI del Friuli Venezia Giulia, Giorgio Brandolin, era pronto a pungolare il ministro proprio sugli effetti di questa norma che provocherà sicuramente gravi scompensi soprattutto per le piccole e piccolissime società sportive del territorio, ma anche in questo caso, come ci spiega Brandolin, il dialogo rimane aperto. Avevo la possibilità oggi e gli ho dato al suo capo di gabinetto intanto il libro delle centenarie che abbiamo fatto 2 anni fa con la storia dello sport del Friuli Venezia Giulia, dell'Istria e Dalmazia, insomma un libro secondo me importante che racconta il nostro territorio, e partendo proprio da lì gli avevo messo dentro anche 2 note di osservazioni che non solo io ma degli amici mi hanno aiutato a fare e che volevo dargli, gliel'ho date al suo capo di gabinetto, e leggendo anch'io quel suo articolo evidentemente anche lui si rende conto che mette in difficoltà le piccole società, che è quello il mio obiettivo, non distruggere il volontariato, non distruggere le nostre piccole società di paese, di frazione, che sono un punto sociale importante per la comunità. Quello guai se viene distrutto. Allora vedremo quando poi il ministro riuscirà anche a ritornare in Friuli Venezia Giulia, noi l'attenderemo e attenderemo naturalmente anche di raccontarvi grandi eventi come la Barcolana. Per il momento da Grignano è tutto, a te la linea. Grazie allora David Zanirato per questo collegamento, e adesso noi sentiamo un altro videomessaggio, quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ieri ha voluto salutare così il pubblico di Pordenone Legge nella giornata inaugurale del Festival del Libro con gli autori. Sentiamo. Invio volentieri gli auguri all'annuale edizione di Pordenone Legge, che negli anni ha realizzato un forte legame con un crescente numero di appassionati. L'iniziativa conferma inoltre la vocazione internazionale del Friuli Venezia Giulia, da sempre cerniera tra Italia e Mitteleuropa, tra Mediterraneo e Balcani, tra Occidente e Oriente. Questa festa del libro, come scrivono gli organizzatori, è anche festa della libertà, perché senza cultura la libertà perde spessore e si indebolisce.
È di grande significato che nell'articolo 9 della nostra Costituzione sia scritto che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Di questo obiettivo il libro è strumento fondamentale. Auguro successo per intense attività in programma nei prossimi giorni. Pordenone Legge, Barcolana, Friuli Doc, Gusti di Frontiera, quattro eventi di punta dell'autunno in Friuli Venezia Giulia, molto importanti anche per le ricadute economiche che hanno sul territorio. Saranno al centro di uno speciale dei nostri TG in onda questa sera. Vi proponiamo una breve anticipazione con le parole del presidente della Fondazione Pordenone Legge, Michelangelo Agrusti, che guarda già al futuro, all'edizione del prossimo anno del Festival. Sentiamo. Presidente Agrusti, dunque, guardare oltre con gli ambasciatori del territorio che portano il nome del Friuli Venezia Giulia nel mondo, assieme alle imprese, al mondo della cultura, dunque un processo provando a immaginare i prossimi mesi, i prossimi anni, che deve continuare come, secondo lei? Dicevo che stiamo pensando a un grande investimento per la prossima edizione della città di Trieste. Il legame col mare per noi è un fatto estremamente evocativo, noi che veniamo dalla campagna, come si diceva, troviamo una grande necessità di guardare al mare, quindi Trieste sarà una sede per un evento importantissimo che durerà durante tutta la molto specializzato, pensiamo alla cultura di un grande paese europeo che sarà che sarà domiciliato proprio a Trieste, quindi questo è un'anteprima che voglio anche darvi. L'ipotesi è questa: secondo, la partenza, nella speranza che la guerra si sia conclusa, da Kiev con la grande cultura ucraina, che sarà sicuramente uno degli elementi distintivi della prossima edizione di Pordenone Legge. Ricordo che noi abbiamo aperto questa edizione con il più grande scrittore ucraino vivente, che è Kurkov. E questo non è stato un caso, è stata la volontà di manifestare anche attraverso il libro, anche attraverso la cultura, questa nostra vicinanza, solidarietà concreta nei confronti di un popolo che sta soffrendo la terribile esperienza di un'invasione di un altro paese. Pensate, nel 2023 succedono ancora queste cose. La cultura deve essere anche questa cosa qua, cioè deve essere una cosa che vive dentro le tragedie anche della storia e in qualche modo tiene e unisce la coscienza pubblica di tutta l'Europa. Ecco, questa è una nostra missione, vivere sull'uscio della storia. È stata firmata dal prefetto di Udine l'ordinanza di chiusura delle strade che nella mattinata di domenica 17 settembre saranno interessate dalla Maratonina Internazionale Città di Udine, la cui 23esima edizione si aprirà domani sera con la cronoscalata in vito salita del Castello Autotorino. Le limitazioni alla circolazione scatteranno alle 8.30 di domenica, un'ora prima dell'inizio della corsa. Lo start è previsto per le 9.30 in piazza Primo Maggio, davanti all'Istituto Sello. Da allora e fino al termine della competizione, piazza della Libertà e via Cavour saranno completamente chiuse con transenne. Le altre strade interessate dalla mezza maratona verranno precluse al transito fino al passaggio della macchina di fine gara, venendo poi riaperte man mano. Il percorso della mezza maratona toccherà piazza Primo Maggio, via Treppo, via Caneva, via Le Trieste, piazzale D'Annunzio, via Gorghi, via Savorgnana, via Cavour, piazza della Libertà, via Manin. A quel punto, secondo passaggio su piazza Primo Maggio, poi direzione piazzale Osoppo, via Volontari della Libertà, piazzale Chiavris, via Cotonificio, piazzali 26 Luglio, Cella, Unità d'Italia, della Repubblica, Oberdan, del Din. Infine, largo delle Grazie, ancora piazza Primo Maggio, piazza Patriarcato e via Piave. Traguardo, come lo scorso anno, in via Vittorio Veneto. Le linee urbane di autobus che percorrono l'itinerario della maratonina saranno deviate a cura della SAF. Nella giornata di sabato la prima proposta sarà riservata ai più piccoli, che alle 16 potranno partecipare alla mini run. Seguirà alle 16.45 la corsa con il cane. Domenica, oltre alla maratonina, è in programma anche la Straudine non competitiva aperta a tutti su un tracciato di 8 km e
e mezzo. Testimonial dell'edizione 2023 della mezza udinese sarà Sinta Uvissa di Pozzecco di Bertiolo, la neocampionessa italiana dei 1500 metri e azzurra ai recenti mondiali di Budapest, è attesa allo start. Prima Cassa Credito Cooperativo FVG è la prima banca italiana a ottenere la certificazione Next Index ESG Impresa Sostenibile, riconosciuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ci spiegano il significato di questa certificazione il presidente di Prima Cassa, Giuseppe Graffi Brunoro, e il direttore generale di Next Economia, Luca Raffaele, al microfono di Monica Nardini. In che cosa consiste questa certificazione? Quali sono alcuni dei principali indicatori che sono stati tenuti in considerazione? Ma consiste in un lavoro sulla sostenibilità integrale. Sono stati presi in esame i principali aspetti sia della sostenibilità sociale che di quella ambientale, che di quella ovviamente di governance, cosa che non viene fatta spesso perché ci si concentra in genere solo su alcuni aspetti, in particolare l'ambiente. Il valutare e il misurare quello che reputiamo intangibile, quindi il rispetto dei lavoratori, la catena di fornitura, il rapporto con la comunità locale, sono spesso degli indicatori molto difficili da misurare, ma se vengono affrontati in una chiave di progettazione, di confronto continuo, non solamente con l'ente che viene certificato, ma con tutti gli stakeholder e i dipendenti, i collaboratori con cui si interfaccia l'impresa, in questo caso la banca, allora diventa un valore aggiunto. Più che il riconoscimento inteso come certificazione in sé, noi oggi vogliamo comunicare che ci assumiamo l'ennesima responsabilità nei confronti del nostro territorio, delle comunità di riferimento, che è quella di proseguire in una modalità di impresa bancaria cooperativa che ci caratterizza da oltre 100 anni e che abbiamo scoperto, a dire il vero lo sapevamo già, ma adesso abbiamo una certificazione terza che ci dimostra che ciò che abbiamo fatto era sviluppo sostenibile ed è sviluppo sostenibile anche alla luce di questi standard che oggi stanno andando per la maggiore, stanno diventando l'elemento e la lente attraverso il quale vengono giudicate le azioni di tutte le imprese. Nell'ottica della sostenibilità, quali sono alcuni dei prossimi passi? Ma allora, per quanto ci riguarda, sicuramente continueremo a tappezzare di pannelli fotovoltaici tutte le falde dei nostri tetti. Cerchiamo, nei limiti anche qui del possibile, di prestare ancor di più attenzione alle esigenze delle persone che lavorano con noi e soprattutto il vero grande obiettivo che ci poniamo nei prossimi anni è quello di portarci dietro, di trascinare, di spingere, di affiancare le imprese, soprattutto le più piccole, che magari su questi temi sono ancora un po' acerbe, affinché prendano consapevolezza di quanto sono importanti per il loro futuro. Le necessità della comunità pastorale, dei parroci che rappresentano un'importante sentinella della qualità della vita dei cittadini e della coesione sociale in città, al centro dell'incontro del sindaco Alberto Felice De Toni con i 7 parroci coordinatori del Vicariato Urbano di Udine. Seduti al tavolo anche il delegato per la pastorale giovanile, il cappellano delle carceri e il vice direttore della Caritas diocesana con il coordinamento del vicario udinese, Monsignor Luciano Nobile. Fra i punti sollevati durante l'incontro, l'emergenza educativa riguardante principalmente i giovani, per i quali c'è bisogno di maggiori capacità di coinvolgimento e formazione, e poi ancora la solitudine degli anziani, il sostegno di nuove e vecchie povertà e il tema dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti. Il sindaco ha confermato la massima disponibilità a collaborare su queste tematiche di interesse comune, con l'obiettivo di individuare strategie per dare risposte alle categorie più deboli delle comunità. C'è stato un grave incidente nella serata di ieri a Porcia, in via Prata, località Rondover, una fuoriuscita autonoma di un'auto che è finita nel fosso. Vediamo la notizia e la foto anche sul sito internet di Udinese TV. Quando i vigili del fuoco del comando di Pordenone sono giunti sul posto, hanno trovato 2 persone intrappolate all'interno dell'abitacolo. Utilizzando cesoie e divaricatori idraulici hanno tagliato le lamiere e estratto dalla vettura i 2 feriti che sono stati presi in carico dal personale sanitario. Il più grave è un uomo trasportato in codice rosso in volo all'ospedale di Catinara. La donna è stata invece trasportata con l'ambulanza in codice giallo in ospedale a Pordenone.
Si apre ufficialmente a Pordenone Mondi Possibili, due secoli d'arte della collezione delle collezioni di Pordenone, un'esposizione di quasi 140 opere di grande valore conservate nei caveau dei musei civici. Vediamo il servizio. Da Paul Delvaux a Luigi Vettori, passando per Basaldella e lo stesso Bertoia. L'arte del Novecento esce dal caveau dei musei civici per incontrare il suo pubblico. Si apre ufficialmente Mondi Possibili, due secoli d'arte dalle collezioni di Pordenone. Un'esposizione di quasi 140 opere di pittura, scultura e disegno di grande valore. 8 percorsi tematici che si snodano in 3 sedi della città, Galleria Henri Bertoia, Casa dello Studente Antonio Zanussi e Museo Diocesiano di Arte Sacra, attraverso percorsi inediti e opere riscoperte, frutto di accurate indagini e di studi specialistici. Questa mostra, la seconda di un programma che è stato avviato 2 anni fa, raccoglie una selezione di 140 opere provenienti dai depositi dei civici musei di Pordenone e comprende anche una selezione di opere presenti della collezione della Casa dello Studente Zanussi. Si tratta di un racconto che attraverso la pittura, la scultura, la fotografia e le arti grafiche, da un lato testimonia e documenta la ricchezza e la complessità delle collezioni civiche e dall'altro consente anche di tracciare il lungo e importante percorso di arricchimento e di incremento delle collezioni del comune grazie anche alla disponibilità e alla generosità di tanti donatori, dei programmi di acquisto e infine, e questa è la ragione della nostra mostra, di valorizzazione. Una mostra corposa di quasi 140 opere diffuse in 3 punti della città. Continua così un percorso che abbiamo aperto, cioè quello di a rotazione riscoprire, restituire al pubblico e rimostrare, nel vero senso della parola, le opere che di solito sono nascoste nei magazzini comunali e non solo nei magazzini comunali. È un po' un'operazione orgoglio, un'operazione identità per così dire, accrescere la consapevolezza di questa città di avere questo immenso patrimonio, ma è anche chiaramente un patrimonio che è della regione Friuli Venezia Giulia e un patrimonio che è di tutti, perché in questa mostra, diciamo, si va da Pordenone all'Oriente con una serie di artisti locali di fama internazionale e artisti internazionali. Dalla cultura allo sport, allora ci colleghiamo subito con Alessandro Sursa per le ultime dal mondo del calcio e del basket. Buongiorno Alessandro. Sì, ciao Angela, hai detto benissimo, innanzitutto un buongiorno a te e un buongiorno ai nostri amici da casa. Parliamo di calcio e di basket in questo collegamento di questo TG, concludendo appunto con entrambi gli sport che noi ovviamente ci dedichiamo con più attenzione. Partendo dall'Udinese, un Udinese che si avvicina alla gara di domenica contro il Cagliari, una gara che avremo modo di andare ad approfondire. Già oggi l'anticipazione è che nel corso del nostro TG Sportivo andremo proprio ad analizzare i nostri avversari con un focus importante sulla squadra di Ranieri che insomma ci affronterà con la consapevolezza di fare punti, la stessa consapevolezza che avremo anche noi che dovremo andare a Cagliari proprio per cercare il primo successo. Sarà, non dico già una partita da dentro o fuori, però è chiaro che inizia a essere una gara importante per entrambe le squadre. Un Cagliari che non ha ancora mai vinto e che cerca il primo successo, ovviamente, come dicevo, come l'Udinese, che avrà forse il peso del risultato per il semplice fatto che dovrà provare a salvarsi in casa la squadra isolana e quindi, essendo in casa che affronta l'Udinese, forse avrà il peso del risultato, mentre l'Udinese potrà provare forse a puntare proprio sulla spensieratezza. Un Udinese che comunque si sta allenando ormai con la squadra al completo, sono rientrati tutti i nazionali, in ordine di tempo l'ultimo era il giovane croato Antonio Tikvic che è rientrato dagli impegni proprio con la sua nazionale Under 21 croata, mentre già nella giornata ancora precedente erano rientrati i grandi, tra virgolette, chiamiamoli così, Lovric, Samardžić, Biol che hanno giocato e tra l'altro Lovric ha anche segnato rispettivamente con Slovenia e Serbia, è rientrato anche Bosele che aveva fatto l'esordio con l'Irlanda dei grandi contro la Francia, non titolare però comunque un'emozione importante per lui che aveva giocato finora soltanto con l'Under 21. Allora andiamo a fare il punto proprio sul rientro dei nazionali, su come l'Udinese si sta avvicinando alla gara di Cagliari. Adesso possiamo dirlo, con il rientro dell'ultimo nazionale, ovvero il giovane croato Antonio Tikvic, l'Udinese adesso finalmente al completo. Le gare delle selezioni sono ormai terminate e siamo entrati nel vivo della settimana che porterà alla trasferta di Cagliari, in programma domenica nel primo lunch match del campionato.
Sarà ovviamente una gara delicatissima perché si andrà ad affrontare un avversario che è già con l'acqua alla gola e che, giocando in casa davanti ai propri tifosi, ha l'obbligo di vincere. Non che la squadra di Sottil, che ha conquistato solo 2 punti fin qui, possa permettersi il lusso di sbagliare altre partite, quello assolutamente no, ma la sensazione è che il peso del risultato sarà sulle spalle degli isolani. Un Cagliari che per caratteristiche potrebbe anche lasciare il pallino del gioco all'Udinese per poi ripartire in contropiede. Servirà quindi massima attenzione alla preparazione della gara, che potrà dire molto sul futuro delle zebrette. Sottil dovrà scegliere la miglior formazione possibile, considerando anche la condizione fisica dei nazionali, anche se c'è da dire che in questa fase della stagione avere giocatori impegnati, nonostante la stanchezza accumulata per i vari viaggi, non è un fattore prettamente negativo, perché in questo modo Biol e Soci hanno potuto mettere minuti preziosi nelle gambe. Ed essendo rientrati per tempo, non è impossibile supporre che il tecnico di Venaria Reale continui con lo stesso 11 visto contro Salernitana e Frosinone. L'unico ballottaggio è sulla destra, dove Ebosele cercherà di riprendersi la titolarità nei confronti di João Ferreira. Per il resto scalpita Paiero, che potrebbe essere una buona soluzione anche a gare in corso, dove Lovric e Samardžić sembrano favoriti per partire dal primo minuto. Da capire poi come starà il Tucu Pereira, altra pedina fondamentale, anche soltanto per uno spezzone di gara. E come detto, questo era l'argomento udinese, ma giustamente nel lanciarmi, Angela, tu avevi già anticipato che avremmo parlato di basket, e allora vado a mostrarti il servizio partita per quanto riguarda la seconda gara di Supercoppa tra Cividale e Trieste, una Cividale che ha perso per 76-86 contro i Giuliani, che adesso si giocheranno la bella contro Udine proprio domani. Vediamo allora il servizio della partita con il nostro Stefano Giovanpietro e poi Angela Linea, che può tornare a te. Trieste fa valere i favori del pronostico e supera Cividale di 10 punti, regalandosi uno spareggio per i quarti di finale di Supercoppa contro Udine. Cividale parte subito con buon piglio, trascinata da un Furin caldo da 7 punti sui primi 12 della squadra gialloblu. Redivo fa canestro da 3 e da sotto, ma Trieste ribatte con trame pulite che liberano giocatori a tiri facili, anche se Brooks fa fatica a ingranare. C'è tanta lotta al rimbalzo e nonostante la differenza di stazza, la Web si fa rispettare, chiudendo avanti 23-21 il primo quarto grazie a 4 punti in fila di Miani. De Angeli con 5 punti consecutivi e Campogrande lanciano Trieste al massimo vantaggio sul più 5. Cividale, sebbene con un po' di frenesia in attacco, resta in scia con la tripla di Rota. I padroni di casa hanno il merito di resistere a ogni poderosa spallata di Trieste con tanta applicazione difensiva e buone soluzioni offensive. Mastellari si sblocca dall'arco, Filloi dall'altra parte sfoggia un pezzo di bravura clamoroso che dà il via a un parziale biancorosso fino al più 13 alla sirena dell'intervallo lungo. La Web esce bene dagli spogliatoi con orgoglio a tentare di ricucire grazie a 2 triple di Marangon ottimamente costruite dalla squadra di Pillastrini. Miani sotto le plance ha una furia difficile da contenere per Ferrero e Soci, ma Trieste ritrova Brooks per avere un po' di ossigeno sul 54-60. Jamion Christian chiede più grinta in difesa e la ottiene con gli ospiti che riescono a restare avanti di 8 a fine parziale. Cividale prova a restare aggrappata ma scivola presto di nuovo sotto di 13 lunghezze, lasciando triple aperte agli avversari che tirano benissimo dall'arco, compreso Camdussi. Isotta cerca di dare qualche strappo dall'altra parte, ma Trieste fa valere il suo status di favorita per la promozione in A1 con una conduzione di gara solida ma anche qualitativa. Il finale di gara vede solo consolidarsi il finale di 76-86. Trieste vince il suo primo appuntamento ufficiale della stagione di A2 e venerdì non serviranno calcoli particolari. Al Pala Trieste chi vince tra gli alabardati e Udine accede ai quarti di finale. Cividale dovrà crescere, certo, soprattutto in difesa e recuperare qualche pezzo importante in vista della prima contro Verona di sabato 30 settembre. Noi ci fermiamo qui per questa edizione del nostro notiziario. Vi ricordo gli appuntamenti del pomeriggio sera sul nostro canale con l'informazione che torna alle 16 con il TG Flash del pomeriggio e poi dopo l'edizione serale del nostro TG alle 19.45 l'appuntamento con App Economia in TV, la guida settimanale della Camera di Commercio di Pordenone Udine, e poi alle 21.15, come detto, lo speciale TG dedicato ai Fantastici 4 a confronto i top events che trainano il Friuli Venezia Giulia, Gusti di Frontiera, Pordenone Legge, la Barcolana e Friuli Doc. È tutto, grazie per la vostra attenzione e buon pomeriggio a tutti voi.